Ciao ragazzi, oggi andiamo a fare orecchiette, broccoli e salsiccia e alla fine cacio cavallo, così filano. Prima cosa da fare, pulizia dei broccoli. Vi faccio vedere, me ne sono tenuto uno. Andiamo a staccare tutte queste cimette che non andiamo a buttare, ma le mettiamo da parte perché vi faccio vedere che cosa andiamo a fare. Il fiore invece lo tagliamo così, poi quando è grande lo andiamo a dividere in modo tale che divengano delle cimette più piccoline. Una volta puliti tutti i broccoli ci rimane tutto il corpo centrale, non lo buttate assolutamente. Venite con me, vi faccio vedere come lo andiamo a utilizzare. Andiamo a metterlo in acqua, questa è la stessa acqua dove andremo a scottare i broccoli e poi a cuocere le orecchiette. Altro passaggio importante è la salsiccia. Andiamo a togliere il budello, vedete, in questo modo, e così per tutte le salsicce. E poi andremo a creare un fondo di olio extravergine d'oliva, peperoncino e aglio. Adesso andiamo a sbianchire i broccoli. E dopo pochi secondi che avete messo i broccoli in acqua bollente, li andiamo a scolare in modo tale da fissare il colore, da rendere il colore bello acceso, vivo. In una casseruola a parte andiamo a mettere abbondante olio extravergine d'oliva, aglio così intero e peperoncino. A questo punto vado ad aggiungere tutta la salsiccia e la facciamo rosolare per bene. Poi, a cottura quasi ultimata della salsiccia, andiamo a inserire i broccoli e a creare tutta l'amalgama. A questo punto vado a sfumare con una malvasia la salsiccia e appena uscita la parte alcolica vado a inserire i broccoli all'interno della salsiccia. L'aglio lo togliamo dopo. Vi ricordate tutte le parti della verdura che di solito vengono scartate? Ecco, noi le abbiamo messe a bollire, ora si è creata quest'acqua bella profumata di broccolo. Che cosa facciamo? Al momento che sta bollendo vado ad aggiungere una presa di sale di cervia e vado a buttare dentro le orecchiette. A questo punto possiamo scolare le orecchiette appunto nel sugo pronto. Mentre continuiamo a far cuocere tutte le parti del broccolo che abbiamo appunto messo nel brodo, il brodo lo andiamo a utilizzare per portare a termine la cottura delle orecchiette, per creare un amalgama bello cremoso. Ecco qui ragazzi, con lo scarto del broccolo lo andiamo a mettere tutto nel frullatore e andiamo a creare una crema di broccolo. E alla fine andiamo ad aggiungere la crema di broccolo che abbiamo creato. Ultimo ingrediente, anzi penultimo, la provola e il caciocavallo. E adesso andrebbe fatta riposare e poi mangiata, assaggiata, ma io non aspetto. Guarda qua, che ci è passato l'uomo ragno? Buon appetito, eh!